Lanciato dalla Commissione europea, il premio di giornalismo Lorenzo Natali premia contributi eccellenti di giornalisti legati ai temi dello sviluppo sostenibile. Il premio 2021 sarà assegnato in tre categorie. Gran premio, la prima, reportage pubblicato da un medium con sede in uno dei paesi partner dell'Unione europea sullo sviluppo e la cooperazione. Il secondo, premio Europa, reportage pubblicato da un medium con sede nell'Unione Europea. La terza categoria, premio per il miglior giornalista emergente, aperto ai giornalisti di età inferiore ai 30 anni, i cui servizi siano stati pubblicati da un medium con sede nell'Unione Europea o in uno dei suoi paesi partner in materia di sviluppo e cooperazione. Il vincitore di ogni categoria riceverà 10.000 euro. Inoltre, al vincitore della categoria Premio per il miglior giornalista emergente sarà offerta un'esperienza di lavoro con uno dei media partner. Le iscrizioni scadono il 18 aprile 2021. La pubblicazione della Commissione fa il punto della situazione dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri in materia di parità di genere. Il rapporto presenta i risultati dell'Unione Europea per ciascuna delle 5 aree chiave della Strategia per la Parità di Genere 2020-2025. Essere liberi dalla violenza e dagli stereotipi. Crescere in un'economia di genere equa. Parità nella leadership. Integrare la dimensione di genere e il finanziamento. Promuovere l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne in tutto il mondo. Inoltre, mostra l'impatto negativo della pandemia di Covid-19 sulle donne. Le disuguaglianze esistenti tra donne e uomini, infatti, sono aumentate in quasi tutti i settori della vita, sia in Europa che altrove. Allo stesso tempo, l'uguaglianza di genere non è mai stata così in alto nell'agenda delle politiche dell'Unione Europea. Smart Europe è il progetto promosso dall'alleanza tra il punto locale Eurodesk Verbano Useo Ossola, Fondazione Comunitaria e i Comuni del Fondo Giovani, in rete con APL, Centro Impiego ed Eures, per aiutare i giovani a rendersi competitivi nella sfida con gli altri giovani europei che cercano una posizione lavorativa nell'Unione Europea. Il progetto Smart Europe coglie le opportunità dello smart working per offrire ai giovani un'esperienza professionalizzante in aziende all'estero rimanendo a casa. Il progetto sta offrendo servizi di orientamento ed empowerment e competenze linguistiche e professionali utili all'occupabilità nel mercato del lavoro europeo, nell'ambito di esperienze di work shadowing virtuali a breve termine in un'ampia gamma di aziende europee. Per altre informazioni visita il sito in sovrimpressione. L'Europa che sogniamo è il titolo del concorso per le scuole superiori italiane organizzato in collaborazione con l'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo e la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciascuna scuola potrà partecipare entro il 16 aprile 2021 con una sola squadra di massimo 5 studenti, coordinata da un docente e dovrà presentare un video di massimo un minuto sul tema e un breve testo di massimo 50 parole per descrivere i contenuti. Le squadre che si classificheranno nei primi 3 posti della graduatoria vinceranno un viaggio di 2 giorni a Bruxelles, offerto dalla Commissione Europea per visitare le istituzioni europee. Tutti gli altri partecipanti al concorso riceveranno un gadget sui temi europei. Per ulteriori informazioni visita il link in sovraimpressione. Thank you.
Thank you.